oggi c'è stato il ministro De Vincenti in un forum al mattino, si è parlato ovviamente anche di Bagnoli, il ministro ha detto prima delle vacanze convocherò la cabina di regia. Voi avete il calendario incontri, a che punto siamo? Sì, c'è un dialogo, come ho detto prima, importante che può portare a un'intesa storica su Bagnoli. Ci stiamo lavorando, si sta lavorando su un testo definitivo, non c'è ancora l'intesa finale, ma mi pare di capire che siamo sulla buona strada. Poi prima di firmare qualsiasi atto, chiaro che per noi è fondamentale un passaggio con la città. È importante e fondamentale che sia inserito anche un passaggio in consiglio comunale, nell'intesa, però siamo molto soddisfatti perché nell'ultima bozza, tranne piccole limature su cui si deve lavorare, quello che è il progetto della città viene accolto, quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. Di grande soddisfazione perché evidentemente questa città ha dimostrato di saper difendere il territorio, di saper proporre e di saper cooperare con tutte le istituzioni. Però aspetterei l'intesa finale, che l'intesa finale deve vedere allo stesso tavolo il governo nazionale, il governo regionale e la città di Napoli. Dobbiamo fare dei passaggi, però se le cose vanno come devono andare, raggiungimento dell'intesa, consultazione con la città che deve essere informata, passaggi poi di firma dell'intesa che non possono che vedere le firme del governo nazionale, del governo regionale e del sindaco di Napoli e poi altri passaggi formali previsti dalla legge. Quindi io prima di essere, come dire, di dire sono soddisfatto, per essere soddisfatto dobbiamo metterci la firma. Fin quando non c'è la firma posso essere contento del metodo con cui si sta lavorando, della capacità di ascolto, del dialogo, della concretezza, della correttezza. Tutto questo c'è. Adesso si deve tradurre nelle prossime ore in intesa. Io anche oggi ci ho lavorato in treno venendo da Roma, ci lavorerò stasera, ci la stiamo lavorando anche di notte, quindi c'è una volontà fortissima di chiudere su Bagnoli. Ovviamente senza arretrare di un centimetro rispetto alle difese del territorio, del paesaggio, dell'urbanistica, l'interesse degli abitanti, dei lavoratori, insomma noi tuteliamo fino in fondo gli interessi della collettività, dalle bonifiche alla rigenerazione urbana, quindi perciò è un accordo che va visto bene, bisogna essere convinti prima di firmare, è un accordo davvero, il termine storico in questo caso è usato correttamente. Approfitto anche per dire che stamattina ho fatto un incontro molto importante col ministro Delrio a Roma, con cui abbiamo parlato di trasporti metropolitani, abbiamo parlato di metropolitana, sono molto soddisfatto perché se tutto va come deve andare, quindi anche qui soddisfazione ovviamente in attesa dell'esito finale, ma noi dovremmo avere un CIPE a luglio con cui si chiude tutto il finanziamento, quindi anche da un punto di vista amministrativo, non più solo come risorse che già erano state individuate, ma senza la delibera del CIPE noi non le possiamo utilizzare per linea 1 e linea 6. Quello significa volata finale per il completamento di tutti i cantieri che in questo momento insistono nella nostra città, quindi Riviera di Chiaia, Municipio, Garibaldi e Duomo, e poi abbiamo anche parlato di trasporto locale, gomma, ferro, mare, abbiamo parlato anche di ANM, ho fatto un'informativa al governo di quel lavoro che stiamo facendo su ANM, sui trasporti, sulla città metropolitana, insomma anche qui si sta instaurando un dialogo molto importante col governo nazionale e ripreso anche fortemente un dialogo col governo regionale, quindi ho ragione di ritenere che anche quest'estate, anche sul trasporto su gomma ferro della nostra città, quindi in particolare con la principale azienda ANM, ci saranno quegli obiettivi concreti che avevamo sempre auspicato, con cooperazione istituzionale, con volontà unanime, con volontà unitaria, ognuno deve fare la sua parte, dall'amministrazione alle istituzioni, ai lavoratori, ai sindacati, e anche qui sentiremo tutti, ma stiamo per andare verso il risultato e l'obiettivo che ci eravamo dati. Crede che ci possa essere un sostegno da parte del governo su ANM? Ci sarà la cooperazione istituzionale che serve in questi momenti, a mio avviso, tra governo nazionale, governo regionale, governo metropolitano e governo comunale.